Per presentare il conto consuntivo del Comune nel 2014, l'assessore Ferretti sceglie le slides, 20 fogli elettronici che contengono un report aggiornato relativo alle casse comunali. Intanto l'indebitamento per mutui e prestiti è in calo da 150 a 140 milioni di euro, 31 milioni nel fondo cassa a fine dicembre. E poi il fatidico gruppo Parma, quello delle partecipate, all'arrivo di Pizzarotti in comune il debito era 875 milioni, ora è sceso a 550, azzerato il debito verso le imprese. E poi il bilancio di previsione 2015, quello dei 20 milioni di euro in meno. Tra entrate e spese correnti e rimborso prestiti i conti non tornano e i servizi essenziali restano a rischio a causa dei tagli del governo. Ecco Ferretti. Questo rendiconto evidenzia la gestione del 2014 che rispetta tutti gli obiettivi della finanza pubblica. Il patto di stabilità, abbiamo contenuto ulteriormente le spese di personale, abbiamo ridotto ulteriormente l'indebitamento, ovvero sono migliorati e sono tutto sotto controllo gli indicatori dei parametri di deficitarietà. Allora, inutile negarcelo, nel 2012 questo comune era alle soglie del default. Ora tutti questi indicatori sono, come dire, migliorati e siamo ben lontani da tutte quelle ventilate ipotesi di default del Comune di Parma. Come il rendiconto del 2014, lo vedrete dai numeri, avremo modo di portarlo in commissione, lo porteremo in consiglio comunale, ha migliorato tutta una serie di indicatori, è positivo e l'amministrazione comunale ha scelto di privilegiare alcuni servizi che ritiene importanti, che sono i servizi del welfare, l'educativo e il sociale, gli anziani e i disabili. Nonostante tutte le polemiche, poi parlano i numeri e si vedrà quanto, nonostante le riduzioni dei trasferimenti statali degli ultimi anni, il Comune di Parma abbia cercato di rimanere costante su determinate spese, nella fattispecie educativo e settore sociale. La contabilità degli enti locali sta cambiando, ci sono alcuni valori che vanno letti in determinati modi, il rischio di leggerli come si era abituati a leggerli in precedenza potrebbe essere fonte di cantonate da parte di chi li legge male. Quindi